John Rambo, reduce del Vietnam, vaga alla ricerca dei commilitoni e forse di se stesso. Vittima di un abuso di potere da parte dello sceriffo Tyrrell, Rambo si libera e fugge nei posti dove, grazie al suo addestramento militare, tiene in scacco le forze dell'ordine. Solo l'intervento del colonnello Trotman riporterà la ragione a Rambo, facendo emergere l'umanità e il disagio di quella che sembrava una spietata macchina da guerra. John Rambo. Non sembra. Poi è tutto. Io là pilotavo gli elicotteri, guidavo un carro armato, rispondevo di attrezzature per milioni. Quando riesco nemmeno a trovare un lavoro come parcheggiatore. Ma perché? Perché? Dove sono finiti i miei amici? Dove sono finiti? Dove sono finiti tutti quei ragazzi? Dove sono finiti loro? Avevo tutti quei compagni intorno. Erano amici miei. Qui non c'è più nessuno. Si ricorda di John Bowling? Mi disse, quando torniamo ci compriamo 100 biglietti della lotteria. Vinciamo un mucchio di soldi e ce ne andiamo a Las Vegas. Non faceva che parlare di Las Vegas e di comprare una macchina, una Chevrolet rossa del capottato. Lui parlava sempre di quella macchina, diceva che ci voleva correre fino a che non si consumavano le gomme. Noi stavamo in un granaio e arriva un ragazzino con la scatola da lustrascarpe, entra e dice, io lucidare prego, lucidare. Io ho detto di no, ma quello continuava a chiedere e Joe ha detto di sì. E io sono andata a prendere un paio di birre. In quella scatola c'era l'esplosivo. E quando lui l'ha aperta, il suo corpo è volato in aria in tanti pezzi. Era steso lì, urlava come una bestia. E io avevo i pezzi della sua carne maciullata addosso. E ho avuto il coraggio di togliermeli da solo. Avevo i pezzi di carne del mio amico addosso, il sangue e tutto il resto. Cerco di rimetterli insieme, ma le sue budelle mi scappano sempre fuori. E nessuno mi aiuta. Non c'era nessuno. E lui fa, voglio tornare a casa, voglio andare a casa. E continua a ripeterlo, voglio andare a casa, Johnny, voglio guidare quella Chevrolet. Io non riesco nemmeno a trovare le sue gambe. Non posso dimenticarlo. Sono passati 7 anni e succede tutti i giorni. Certe volte mi sveglio e non so neanche dove mi trovo. Non parlo con nessuno, a volte per giorni, per settimane. Ma com'è possibile? Com'è possibile? Io non posso dimenticarlo, non posso. Che cosa devo fare?